Come Regione Calabria abbiamo finanziato due progetti in materia di biodiversità proprio in ottemperanza della legge numero 14 del 2018 che la Regione diciamo, si è dotata, che ha proprio per oggetto la tutela e la salvaguardia diciamo, della biodiversità dell'animale e vegetale. Sono stati finanziati due progetti la cui realizzazione è stata affidata all'ARSAC mediante una convenzione che ne regolamenta i rapporti. Il tema di oggi affronta il problema castanicolo diciamo, in Calabria tra biodiversità, tradizione e innovazione. Biodiversità che riguarda appunto la varietà della vita, cioè un processo importante che non può non interessare, non può che interessare anche il processo diciamo biologico, che è quello strumento attraverso il quale otteniamo delle produzioni alimentari in modo sano. E se noi facciamo un ragionamento molto diciamo più ampio che abbraccia altri prodotti, la cura di questi processi sicuramente migliorerà il nostro stile di vita, salvaguardia della nostra salute.